Chiesa, possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione entrò nella sua città Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché resi partecipi per grazia del mistero della croce possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che seguiamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene,
seduto su un puledro d'asino. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Signore Gesù entra a Gerusalemme sul puledro figlio di asina, non entra sul cavallo perché il cavallo era l'animale per la guerra, entra sul puledro figlio d'asina perché era la cavalcatura del re in tempo di pace. Gesù con questo ingresso a Gerusalemme cita l'Antico Testamento, le profezie, quando si parla di Salomone che entra per la sua unzione al re su un asino. Gesù cita Zaccaria che dice: ecco il tuo re, gioisci Gerusalemme, vieni il tuo re mite, cavalca un asino, sarà spezzato l'arco di guerra, sarà distrutto il carro della guerra. Quando noi accogliamo Gesù viene la pace. Gerusalemme vuole entrare in mezzo a noi, venire qui Gesù, in mezzo a noi, nelle nostre comunità, in ciascuno di noi. Oggi io sono Gerusalemme in cui Gesù vuole entrare. E quando entra il Signore porta la pace. Tra poco in chiesa leggeremo la passione del Signore, altri hanno già ascoltata. E la passione di Marco di quest'anno che ascolteremo comincia con l'unzione di Betania. Gesù che a Betania, prima di entrare a Gerusalemme, arriva Maria di Betania e dice: rompe un vaso di alabastro e ne esce un profumo prezioso. Quel vaso di alabastro che si rompe rappresenta Gesù stesso. Lui è quel vaso prezioso che si rompe nella passione, perché il profumo dell'amore, della carità, del bene possa riempire ogni cosa. Allora anche noi lasciamoci riempire questo profumo della carità di Cristo e accogliamo Gesù. Chi accoglie Cristo accoglie la pace. Gesù è il nostro re. Se regna Cristo, regna la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nel mondo intero. Adesso, fratelli e sorelle, imitando le folle di Gerusalemme, acclamando Gesù il nostro re, incamminiamoci verso la Chiesa. Procediamo in pace.